Ma sai, per un ragazzo del sud, cresciuto in un paesino di 23.000 anime, dove non c'è tutto questo che c'è adesso, cioè scuole calcio ben attrezzate, gente che gira, per me la soddisfazione più grande è la prima apparizione nei professionisti. Non parlo di A, B, ma parlo proprio della prima apparizione in Serie C quando ero a Battipaglia, perché per me già era un traguardo importantissimo, perché partire dai campetti di periferia eccellenza alla vecchia interregionale, adesso si chiama Serie D ma prima era interregionale, per me è stato qualcosa di emozionante. E poi pian piano crescendo, lavorando, conoscendo allenatori che ti hanno permesso di valorizzarti, di metterci anche del tuo. Conoscete ben tutti la mia storia. Ma secondo il mio modesto parere, adesso è molto più semplice e più facile arrivare nel professionismo, perché, come dice, mi riallaccio al discorso di prima, adesso ci sono più talent scout, c'è più gente che gira anche nei campetti di periferia, ci sono allenatori già nelle scuole calcio preparati, segnalano i giovani alle squadre professioniste. Secondo me è molto, molto più facile adesso arrivare tra i professionisti, che parliamo di 20-30 anni fa. La differenza tra il calcio nostro degli ultimi 20 anni o 30 anni che sia, il livello si è abbassato, è inutile nasconderlo. Eh no, eh sì. Sarei... Livello tecnico No, specialmente, bravissimo. no? Il mio credo sarebbe al contrario, ma la differenza è che adesso devi invogliare i ragazzi a fare scuola calcio, andare a calcio. Prima il calcio era per strada, era la quotidianità, Dovevano togliere il pallone, no? Sennò non tornai mai a casa, Giuseppe. lì in strada imparavi a dribblare, a pareggiare, Bravo. perché c'erano le macchine, c'erano le pietre, I giocavi sassi. in 20, in 30, quindi dovevi dribblare. Adesso il volume delle scuole calcio, cioè di bambini, non si ha il tempo di insegnare tutte queste cose, cose che poi naturalmente la mano di Dio ci vuole un po' per questo dono che a qualcuno di noi, diciamo a tanti di noi, ci ha dato, però devi metterlo in pratica, se no serve a poco. Ma io, come punto di riferimento, come calcio che a me è sempre piaciuto, era Roberto Baggio, sia come persona che come atleta. Il fatto di arrivare tardi in Serie A, quando giocavo io, c'era gente, stiamo parlando di Zidane, Shevchenko, Inzaghi, te ne posso elencare. Ah, e quindi il livello era talmente alto che facevi fatica ad entrare. Poi, quando ci sono entrato, anche chi gli addetti ai lavori hanno capito che me la potevo giocare anche io alla pari con gli altri, non a quei livelli, però un livello medio-alto. Io l'ho avuto per 7 mesi il mister, per me. Era il rapporto che si era restaurato con lui, era un rapporto di fratello maggiore, una persona no per bene di più, che forse nel calcio ne ho conosciuti pochi. Fuori sembrava uno duro, uno che alzava sembra, ma se lo conoscevi bene, era un tenerone, veramente un amico a cui potevi chiedere la qualsiasi in qualsiasi momento della tua vita che ne avevi bisogno. Ecco, mi piaceva che tu lo Sì. ricordassi perché sapevo di questo rapporto importante. Ti strappo un sorriso. Lui c'aveva il piede migliore del tuo, cioè, ogni tanto avete discusso su questa cosa. Sì, ogni tanto ci fermavamo quando tutti andavano via. E mi prendeva sempre in giro per calciare in porta, ci avevamo 10 minuti, un quarto d'ora, ma era più un altro modo per stare insieme, perché lui, quando venne a Catania, non aveva la famiglia, quindi a volte cercava di quei 20-25 minuti Di di farsi allungare un po'. di cambiare qualche chiacchiera, di farci due risate.
Poi il gol che naturalmente ricordava Marco, no? Quello nel derby contro il Palermo e poi quello all'Udinese, no? E anche quello da fuori. A proposito, ti faccio vedere una cosa velocissima perché naturalmente il gol, quello contro il Palermo, fu commentato da Compagnoni, compagnoni, mi sa. no? Di Sky e disse al volo, questo l'hanno visto pure a Tonga, ok? No? Sì. Questa è la distanza, aprendo Google Maps, che sia da Caltagirone, quindi luogo dove è nato Giuseppe Mascara, fino a Tonga. Allora, ci vuole un giorno e spiccioli di ore, naturalmente, di prendere l'aereo. Lì Tonga, ma ci sei mai andato, Giuseppe? Cioè, ce lo No, devi fare no. un salto però ce lo devi fare prima o poi. Vedremo, vedremo, vedremo. Non è facile arrivare là. No. In Polinesia stavo leggendo Lo precisamente la so, parte, quella lì, mica male lì. Beh, questa è la distanza. Quindi, compagnoni, se ne uscì durante la sua telecronaca, telecronaca con questo gol lo vedranno pure a Tonga, e da lì è nato un po' un tormentone, no, Giuseppe? sì, ormai ogni volta che qualcuno pensa di calciare qui in quel modo o simile, o vengo citato io o viene citato Tonga. Quindi diciamo che se prima la conoscevano in pochi, Tonga adesso la conosciamo un po' tutti a livello calcistico. Te dovrebbero ospitare con una vacanza da inizio di onorario, almeno quello. La Polinesia poi insomma non è proprio un postaccio, no, Giuseppe? Esatto, quindi una bella vacanza di famiglia più me e il sindaco a questo punto. Oh, due posticini in fondo all'aereo si possono anche rimediare.